Bene, quindi abbiamo visto per ora che dato un sistema x punto uguale a x più b per u, abbiamo detto che partendo da uno stato iniziale generico, chiamiamolo x di 0, possiamo agire sul sistema attraverso l'ingresso in maniera tale da raggiungere altri stati ed io riuscirò a raggiungere un qualunque altro stato se e solo se gli stati raggiungibili a partire dallo stato nullo, va bene, sono tutto lo spazio di stato. Più in generale, diremo che gli stati raggiungibili mediante opportuno ingresso U, a partire dallo stato nullo, lo abbiamo chiamato sottospazio di raggiungibilità. Tra poco vedremo, ma è banale, va bene, che assegnato un sottospazio di raggiungibilità, che non sia tutto lo spazio e quindi il sistema non sia completamente raggiungibile, a partire da un generico stato iniziale x con 0 diverso da 0, non riuscirò a raggiungere tutti gli stati, ma riuscirò a raggiungere soltanto, va bene, un opportuno insieme che sarà una cosiddetta varietà lineare. Però, per ora, ripetiamo un istante, dopo mille traversie, va bene, che vanno ricordate, va bene, siamo arrivati a dire che il sottospazio di raggiungibilità, chiamiamolo R, è uguale all'immagine di una opportuna trasformazione lineare definita da una matrice, va bene, che chiamiamo P con R e detta matrice è uguale alla matrice rettangolare in genere B AB puntolini A alla N meno 1 per B. Inutile aggiungere, va bene, altre colonne, A alla n per b, A alla n più 1 per b e così via, perché sono certo che dette colonne sono linearmente dipendenti sicuramente da queste. E quindi l'immagine della matrice che ottengo aggiungendo altre colonne di questo tipo non si modifica. Per giunta, con n abbiamo indicato l'ordine del sistema. Beh, non è indispensabile, la matrice P con R non è detto che sia questa. Se vi ricordate, va bene, mentre la scrivevo ogni volta ho detto per non saper né leggere né scrivere. Va bene. Il che significa che l'immagine di questa matrice avrà le sue massime dimensioni certamente quando scrivo A alla n-1 per b, aggiungo queste colonne, però può darsi che arrivi alle massime dimensioni anche per un esponente di A minore di n, quindi per un A alla p-1 con p minore di n. Come facciamo a verificarlo? Facciamo così. Prendiamo le matrici, la matrice B, ok? Poi prendiamo A per B e domandiamoci, i vettori colonna A per B sono tutti linearmente indipendenti da, sono tutti, scusate, ricomincio. I vettori A per B, va bene che saranno n, sono tutti linearmente dipendenti, va bene, dai precedenti, punto interrogativo,
Se è così, è perfettamente inutile, va bene, portarci dietro A per B, perché sono l'immagine di B e di A per B è la stessa, se A per B è linearmente dipendente dai precedenti e non solo è la stessa, ma è anche perfettamente inutile che io prosegua con il calcolo a quadro B, sempre in base al teorema di Cayley-Hamilton, sarà linearmente dipendente dai precedenti e così via. E quindi quand'è che mi fermo? Mi fermo ad un A alla P meno 1 per B, tale che il successivo insieme di colonne A alla P per B è linearmente indipendente da tutte le colonne precedenti. Allora, questa non mi porta nessun aumento del sottospazio di raggiungibilità e anche le successive, A alla P più 1, A alla P più 2 per B e così via, non portano nessun incremento alle dimensioni del sottospazio di raggiungibilità. Questo P, tale che A alla P meno 1 per B, ha una qualche colonna linearmente indipendente dalle precedenti, e tale che invece A alla P per B siano tutte le colonne linearmente dipendenti dalle colonne precedenti, quel P si chiama indice di raggiungibilità. È ovvio che se il sistema è a un solo ingresso, B, l'indice di raggiungibilità coincide con l'elemento della sequenza di Krylov, l'ultimo elemento della sequenza di Krylov, che è linearmente indipendente dai precedenti, mentre il successivo è linearmente dipendente. Tale elemento ha alla P meno 1 per B, vediamo un po'. Il P cosa sarà? Stiamo parlando di sistema di un solo ingresso, quindi la matrice di raggiungibilità B a B e così via coincide con la sequenza di Krylov generata da B. Allora, quando io trovo l'ultimo elemento linearmente indipendente dai precedenti, quel P, tale che A alla P meno 1 per P è linearmente, che cosa sarà? Sì, Dimensione dello spazio di raggiungibilità. diamine, sarà la dimensione dello spazio di raggiungibilità, ma rispetto al vettore B per cui ho costruito questa sequenza di Krylov, quel P cosa sarà? Del vettore B. Sarà il grado del polinomio minimo associato a B. Ricordo che dato un vettore, la sua sequenza di Krylov raggiunge, costituita da P componenti, quindi B, AB, puntolini, A alla P meno 1 per B, va bene, linearmente indipendenti, mentre i successivi saranno linearmente dipendenti, ed il polinomio minimo del vettore B ha grado pari a P. Difatti, e ricordo semplicemente, l'abbiamo già visto, ma lo ricordo, allora B AB puntolini A alla P meno 1 per B,
sono linearmente dipendenti e quindi indipendenti. E A alla P per B è linearmente dipendente, il che significa che A alla P per B lo posso esprimere come, per comodità, come alfa 0 per B più alfa 1 per AB, eccetera, eccetera, ma per comodità chiamo i coefficienti non a 0, a 1, ma meno a 0, meno a 1, e quindi A per P per B è uguale meno A con n-1 per A alla P-1 per A alla P-1 per B meno A con P-2 per A alla P-2 per B puntolini meno A con 0 per B. Questo esprime il fatto che A alla P per B più tutto quello che abbiamo scritto uguale a 0 e quindi i vettori sono linearmente dipendenti. Ma se questo è vero, portiamo tutto dall'altra parte del segno di uguale, questo è il vettore nullo, e quindi psi di lambda, polinomio minimo associato al vettore B, è uguale lambda alla P. Lambda alla P più A con P-1 lambda alla P-1 più puntolini A con 0 per lambda alla 0, cioè per 1. E questo sarà il polinomio minimo associato al vettore D. Tale che la sua sequenza di Krylov si ferma alla potenza A alla P-1 per B. E ora domandiamoci, cominciamo già a vedere questo risultato. Sia data una matrice A ed un vettore B, un unico vettore, che descrivono, va bene, le equazioni di un sistema ad un solo ingresso, x punto uguale a x più b per u. Quale sarà una condizione necessaria affinché il sistema sia completamente raggiungibile? È abbastanza ovvio che la condizione è tale che b ab puntolini fino addirittura ad A alla n-1 per B siano vettori linearmente indipendenti. Soltanto allora, ovviamente, questa è la matrice di raggiungibilità, il rango diventa n, va bene, e quindi il sottospazio di raggiungibilità è tutto lo spazio. E quindi la sequenza di Krylov generata dal vettore B deve essere lunga n, pari all'ordine del sistema, o se si vuole, all'ordine del vettore B. Quand'è che ciò è possibile? C'è una condizione che deve essere verificata, se no questo non è possibile. Qual è questa condizione? Quand'è che il polinomio minimo di un vettore coincide con, perché questo vuol dire che il polinomio minimo del vettore B coincide a grado pari all'ordine del sistema? No, tutte le componenti di B devono essere diverse da 0. le componenti di B possono anche essere uguali a 0, ma la condizione sulla matrice A, B, AB, A quadro B, deve essere fino ad A alla n-1 per B di rango pieno, quindi tutti i vettori linearmente indipendenti. La matrice A deve essere
ciclica. Perché soltanto se... stavo dicendo qualcosa? Allora, dicevo che un sistema con un solo ingresso, che quindi ha una matrice di raggiungibilità pari a B, eccetera, eccetera, fino ad A, la N-1 per B, inutile che aggiunga altro, perché il resto è sicuramente linearmente dipendente. Bene, quando è che questi vettori sono linearmente indipendenti fra di loro? Punto interrogativo. La condizione necessaria non è sufficiente, va bene, ma la condizione necessaria è che la matrice A sia una matrice ciclica. Perché? Quando è che una matrice è ciclica? Quando? In relazione ai polinomi a lei collegati. Quando il polinomio minimo è uguale al polinomio caratteristico, se volete, il polinomio minimo è di ordine n, a grado n. Allora, se una matrice non fosse ciclica, vuol dire che il suo polinomio minimo è di grado minore di n. E quindi, qualunque sia il vettore che io scelgo, x, qualunque esso sia, la successione di Krylov x a x a quadro x e così via, arriverebbe al più nella sua sequenza ad avere vettori linearmente indipendenti al più fino a elevato al grado del polinomio minimo meno 1 per x. E quindi non sarà mai un numero di vettori pari ad n. E quindi la matrice B a B ha la n meno 1 per B, partendo da un vettore B di questo tipo, non potrà mai essere non singolare, sarà sempre singolare. Allora, il che significa, e lo vedremo un po' meglio, che condizione necessaria, non sufficiente, affinché un sistema SISO possa essere completamente raggiungibile, condizione necessaria, è che la matrice A dinamica del sistema sia ciclica. Oh, vediamo un po' cosa vuol dire matrice ciclica. Vuol dire che esiste almeno un vettore, sarà più di uno ovviamente, tale che la sequenza di Krylov B a B, scelto il vettore B, a quadro B e così via, ha n vettori linearmente indipendenti, inutile andare più in là. Quindi fino ad A alla n meno 1 per B. Questo significa matrice ciclica. Quando è che accade che la matrice sia ciclica? Cose che abbiamo fatto all'inizio del primo semestre. Quando i blocchi di Jordan della matrice A, la trasformiamo in matrice con blocchi di Jordan, sarà ciclica quando ad ogni autovalore corrisponde un solo blocco di Jordan, non più di uno. Esempio, la seguente matrice 1, 1,
0 0 0 0 1 0 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
0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, meno 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Vogliamo decidere se questa matrice è ciclica. È già in forma di Jordan. Va bene? Anzi, i blocchi di Jordan sono questi. 1, 2, questo è meno 1, 3 e 4. È ciclica questa matrice? Risposta no. Non è ciclica. Perché all'autovalore meno 1, scusate, più 1 corrispondono due blocchi di Jordan, uno di dimensione 2 e uno di dimensione 1. Qualunque vettore io prenda x, qualunque sia, la sequenza x a x a quadro x, virgola. Dunque la matrice di ordine 5, va, scriviamola a questo punto, a cubo x, virgola, a alla quarta per x, che sarebbe a alla quinta meno 1, a alla 5 meno 1, alla quarta. Qualunque sia il vettore x, questa sequenza non è costituita da vettori linearmente indipendenti. Se invece qui ci metto 4, ad esempio, allora ad ogni autovalore che sono 1, 2, meno 1, 4, corrisponde un solo blocco di Jordan. Esistono quindi dei vettori x tali che la sequenza di Krylov x a x eccetera eccetera dà luogo a 5 vettori, visto che 5 è l'ordine del sistema, linearmente indipendenti. Morale, un sistema ad un solo ingresso, quindi con una sola colonna di B, può essere completamente raggiungibile? Non lo è. Va bene, bisogna vedere quali sono altre condizioni sufficienti e le vedremo, ma come condizione necessaria un sistema con un solo ingresso può essere completamente raggiungibile solo se la matrice A è una matrice ciclica. Se no, la sequenza di Krylov generata da un qualunque vettore, in particolare da B, che sarà il vettore, l'unico vettore dell'ingresso, non darà mai luogo ad n vettori linearmente indipendenti. Per cui la matrice di raggiungibilità di detto sistema, va bene, sarà sempre non, sarà sempre singolare. Ecco, queste sono le prime considerazioni sulla raggiungibilità di un sistema tempo continuo. Tra poco faremo anche i sistemi tempo discreti. Per un sistema tempo continuo, x punto uguale, abbiamo visto, a x più b per u, ma facciamo B per U. Abbiamo detto che possiamo, abbiamo parlato finora, che possiamo parlare di sottospazio di raggiungibilità, insieme degli stati raggiungibili, però con opportuni ingressi U, a partire dallo stato non 1. Ha un qualche senso parlare di sottospazio di non raggiungibilità? Quindi sottospazio degli stati non
raggiungibili, punto interrogativo, non ha senso perché facciamo un disegnino, ad esempio di un sistema a due dimensioni, non scrivo né matrice A né B, ma se il sistema non è completamente raggiungibile, vuol dire che gli stati raggiungibili sono gli stati di un sottospazio. Va bene? E un sottospazio in questo caso è una retta passante per l'origine. Allora, partendo dall'origine, variando comunque l'ingresso, sistema non completamente raggiungibile, ovviamente. Non tutti gli stati sono raggiungibili, io riesco a raggiungere soltanto stati appartenenti a questo ingresso. Siamo d'accordo? R è un sottospazio e quindi supponiamo che R sia questo. Prendiamo uno stato diverso da R. Posso raggiungerlo? No. Non appartiene al sottospazio di raggiungibilità. E allora gli stati non raggiungibili cosa sono? Tutto lo spazio meno gli stati appartenenti al sottospazio di raggiungibilità, insieme che non è un sottospazio, perché in questo caso l'insieme sarebbe tutto il piano escluso questa retta che appartiene agli stati raggiungibili. Morale, l'insieme degli stati non raggiungibili non è un sottospazio. Non ha senso parlare di stati, non di sottospazio di non raggiungibilità. Tuttavia, nel normale linguaggio, dato un sistema in cui, che non è completamente raggiungibile, in cui quindi faccio sempre un disegnino per uno spazio a due dimensioni, in cui ad esempio il sottospazio di raggiungibilità è un sottospazio a dimensioni 1, in questo caso una retta, parliamo ma attenzione, di sottospazio degli stati non raggiungibili, va bene, quindi deve essere un sottospazio. Come il sottospazio ortogonale al sottospazio di raggiungibilità. Questo è ben definito, il sottospazio ortogonale. Attenzione, va bene, è abbastanza ovvio quel che dico a questo punto, è che detto sottospazio ortogonale non è l'insieme degli stati non raggiungibili, ma uno stato sarà non raggiungibile se e solo se nella sua decomposizione unica lungo il sottospazio di raggiungibilità e il sottospazio a lui ortogonale dato un qualunque vettore x è unica questa decomposizione lungo due sottospazi ortogonali fra di loro. Allora, uno stato x sarà non raggiungibile se e solo se la sua componente lungo detto sottospazio ortogonale è diversa da zero. E allora sarà uno stato non raggiungibile, non è comunque un sottospazio. Talvolta si sente parlare di sottospazio di non raggiungibilità, ma con questo si intende, che sia ben chiaro, va bene. Non un sottospazio degli stati non raggiungibili, che non esiste, ma il sottospazio ortogonale al sottospazio di raggiungibilità, con la considerazione che uno stato x è non raggiungibile se e solo se ha componente non nulla nella sua decomposizione ortogonale secondo i due sottospazi di raggiungibilità è quello di non raggiungibilità, essendo quello ortogonale. Esempio a questo punto, poi
diciamo dalla prossima settimana faremo qualche esercizio in più perché la raggiungibilità ha una sua domanda. Lo spazio di raggiungibilità non è una retta, ma una curva. No, non è possibile. Non è possibile. Non è è un sottospazio. Va bene? Quindi se è un sottospazio di uno spazio vettoriale di ordine n, può essere una retta sottospazio monodimensionale, un piano sottospazio bidimensionale, uno spazio iperpiano di tridimensionale quando abbiamo basta, va bene. Se lei prende una qualunque curva non può essere un sottospazio, perché se prende due elementi di questa curva in generale e ne fa la somma, ma non ottiene un elemento ancora di quella curva. Quindi professore, lo stato raggiungibile più vicino a uno stato qualunque è la sua proiezione. Giustamente, giustamente, giustamente. Il vostro collega osserva una cosa che dirò ora in chiaro. Va bene. Sempre con un disegnino a due dimensioni. Sia un sistema a due dimensioni, x punto uguale a x a matrice quadrata 2 per 2 e così via, e supponiamo che il sistema non sia completamente raggiungibile, ovvero sia il sottospazio, ora faremo anche un esempio, il sottospazio di raggiungibilità quindi sia, diciamo, di dimensione 1 e quindi una retta passante per l'origine. Prendiamo un qualunque stato non appartenente a questa retta. È uno stato non raggiungibile. E quindi, attenzione, qualunque ingresso io dia al sistema x punto uguale a x più bu, o b maiuscolo minuscolo va bene, qualunque ingresso io dia, partendo dall'origine, non riuscirò mai ad arrivare a questo stato. Ovvio, è non raggiungibile. Riuscirò ad arrivare soltanto a stati appartenenti a questo sottospazio di raggiungibilità. Allora, se io avessi un problema, il seguente. Voglio raggiungere quello stato. Partendo da zero, voglio raggiungere questo stato. Il problema è impossibile. Niente, non riesco a trovare nessun ingresso che mi permetta di raggiungere questo stato. Ma cosa potrò raggiungere? Soltanto stati di questa retta. E allora devo accontentarmi di raggiungere lo stato più vicino in norma, va bene, a quello desiderato. E quindi da questo facciamo la proiezione, va bene, nel sottospazio. Ortogonale ovviamente nel sottospazio di raggiungibilità, ortogonale perché supponiamo sempre che i prodotti euclidei e quindi le norme definite, i prodotti scalari e quindi le norme definite siano euclidei, ovviamente se cambio prodotti scalari, va bene, nello spazio vettoriale cambia tutto, cambia. Allora da questo io dico posso raggiungere questo punto. In definitiva, va bene, il sottospazio, e poi vedremo anche come. È chiaro che un calcolo di questo tipo coinvolgerà la pseudoinversa, abbastanza ovvio. Va bene. E quindi io potrò in generale raggiungere soltanto stati appartenenti al sottospazio di raggiungibilità quando lo stato che voglio raggiungere non appartiene al sottospazio di raggiungibilità, dovrò limitarmi a raggiungere lo stato più vicino in norma a quello desiderato. Allora, dicevo, esempio banalissimo, ma cominciamo a fare qualche esempio. Sì, professore, posso fare una domanda? Mi dica. Ma eventualmente, se proprio, cioè comunque sia quel punto P, chiamiamolo, che era, non apparteneva, diciamo, all'insieme degli stati raggiungibili. Aspetti. Allora, questo è lo sottospazio di raggiungibilità. Quel punto, esatto, quello che ha terminato ora. Eventualmente sarebbe raggiungibile aumentando la dimensionalità dell'ingresso? Ah, cambio il sistema.
No, no, va bene, però... No, 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 no. Se aumento il numero di ingressi ho più disposizioni per... Ci mancherebbe altro. E che scherziamo davvero. Va bene. Ci mancherebbe altro. Allora, dicevo, esempio, si abbia un sistema lineare, stazionario, tempo continuo, descritto da A, matrice dinamica, uguale 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 2. Costituito da, quindi questa matrice dinamica, da due blocchi di Jordan, uno associato all'autovalore 1 e uno associato all'autovalore 2. È ciclica questa matrice o no? Cominciamo con questa considerazione. Ciclica o no? È ciclica, perché? Quali sono i suoi autovalori? Sono 1 e 2, va bene? E ad ognuno di questi autovalori corrisponde un solo blocco di Jordan. In questo caso, polinomio caratteristico e polinomio minimo coincidono, la matrice è ciclica. B uguale a 0, 1, 0, 0. Ci si domanda qual è il sottospazio di raggiungibilità di questo sistema. Ed andiamo eventualmente a considerare il virgolette sottospazio di non raggiungibilità, virgolette, chiuse le virgolette, alla luce della definizione appena data. Non l'insieme degli stati non raggiungibili. Allora cominciamo. Sottospazio di raggiungibilità, immagine, della matrice B, 0, 1, 0, 0, A per B, 1, 1, questo per questo, 1, 1, se non mi sbaglio, A quadro per B, ovvero sia A per questa colonna. Cominciamo. 1, 1, 1, 1, 2. 1. 2 più 2, 4 più 1, 5. 2 più 2, 4. Dunque, sentite, mi sto accorgendo, va bene, che in questo volume c'è anche questo esempio, ma è errato. Va bene. Quindi attenzione a chi lo va a guardare, questo è errato. Quindi abbiamo B, AB, A quadro B. Ultima colonna, ancora questa matrice per questo.
che sarebbe questo per questo fa 2 più 1, 3, qui 1, 2 più 1, 3 più 10 fa 13 più 4 fa 17, se non sbaglio. Dopo qualcuno mi dirà se ho sbagliato i conti. Questo per questo, 3 più 8, 11. Ho sbagliato i conti? No. E cosa dobbiamo andare a vedere? Il rango di questa matrice. Cominciamo. Un teorema di Kronecker, poi dirò, guardatevelo un istante alla fine, però cominciamo col dire che questo minore di ordine 2 ha determinante diverso da 0, quindi il rango della matrice è almeno 2. Poi orliamo questa matrice con questa riga e questa colonna, ottenendo un minore di ordine 3. Deve avere determinante 0, se no ci sono degli errori di conti, questo lo dico io. Va bene, verificarlo. E poi ovviamente questo è ancora questo. Ottengo un minore di ordine 3. Poi questa riga con questa colonna aggiunta a questo minore di ordine 2, ottengo ancora un minore di ordine 3, e così via. Bene, deve essere verificato, se no ci sono degli errori, sicuramente, va bene, sì, che tutti questi minori hanno determinante uguale a 0. Sì. E quindi il rango di questa matrice risulta 2 pari al rango di questo minore. No, ne potevo prendere anche un altro, guardate. Va bene, ma ho preso questo minore di ordine 2 diverso da 0. Il che significa che il sottospazio di raggiungibilità ha dimensioni 2. A dimensioni pari al rango della matrice di raggiungibilità, che è quella che abbiamo scritto. Una sua base sarà costituita dai vettori della matrice P con R, questa è P con R, dai vettori della matrice P con R che compongono il minore a determinante diverso da zero. E quindi una base del sottospazio di raggiungibilità sarà span di 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Professore, scusa, mi sembra che tipo l'orlata 3x3 delle prime tre righe delle prime tre colonne ha determinante diverso da 0. Sì. Tipo meno 3 dovrebbe venire. Aspetti un istante, facciamo il conto. È 1 per 5 meno 2, 3. Allora c'è qualcosa che non va in questo conticino. Che dipende dal fatto che qui è errato. C'è qualcuno che mi presta una penna in una qualche maniera? Vabbè, lo scrivo per me, ma soprattutto è importante, se qualcuno ce l'ha, scrivetelo voi. I conti qui non l'ho sbagliati, vero? Okay.
Facciamo un altro esempio più semplice. Che là? Ha detto una base del sottospazio. Sì, ammesso che, e a quanto sembra c'è un errore, va bene, però ammesso che, accettiamolo per ipotesi, va bene, che questa matrice abbia rango 2, e che il minore non è l'unico, ma supposto che il minore di ordine 2 di questa matrice, della matrice P con R, va bene, a determinante diversa da 0 sia quello, ne posso prendere anche un altro, intendiamoci. Ma se il rango è 2, va bene, significa che queste due colonne, quelle che costituiscono una base del sottospazio di raggiungibilità. Mi sono spiegato? Questa non è una forma di Jordan, no, non è una forma di Jordan. Infatti, facciamolo così l'esempio. Va bene. Matrice A, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 2, 1. 1. 1, 0, 2, e il B sia 0, 1, 0, 0. Questa è una forma di Jordan. Siamo d'accordo? Quella di prima, sono certo che gli autovalori sono 1, 1. Va bene, due autovalori in 1 e due autovalori in 2 associati, ritorniamo prima, va bene, a due blocchi di Jordan che sono questi. Tutto il resto non è 0, va bene, ma questa sottomatrice è la sottomatrice nulla, va bene, e quindi indipendentemente da quello che ci sia qui, gli autovalori sono gli autovalori di queste due matrici e anche quei due blocchi di Jordan restano. Va bene? Questo. Allora, dicevo, esempio. Professore, nell'ultima riga, il fatto che qui? Sì. Ah no, 0, 0. Se no... sottospazio di raggiungibilità e sottospazio di non raggiungibilità con le precisazioni fatte prima. Allora P con R è uguale 0, 1, 0, 0. Questa matrice per questa 1, 1, 0, 0. Poi ancora questa matrice per questo vettore 1, 1, 2, 1, 0, 0. Ancora questa matrice per questo 3, 1, 0, 0. Ho sbagliato i conti? No. Che vuol dire questo esercizio qui? Non l'avevo mai controllato. Il signor Bombara, va bene, l'ha sbagliato di brutto. E va bene, succede. Allora, sottospazio di raggiungibilità. Questa matrice ha rango 2, su questo non c'è dubbio, perché se orliamo questo minore di ordine 2 con le altre righe e colonne viene sempre una matrice di ordine 3,
va bene, che ha l'ultima riga tutta nulla, sicuramente, e quindi è determinante uguale a zero. È fatto il conto, attenzione, ricordo il teorema di Kronecker, per matrici di ordine 3 ottenute Orlando, quella di ordine 2, se tutte sono nulle, è perfettamente inutile andare a vedere matrici di ordine 4, che in questo caso sarebbe tutta la matrice. E quindi R uguale, per quanto abbiamo detto anche prima, spanna dei vettori 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Sottospazio di non raggiungibilità, ricordo sempre, poi probabilmente non ne parleremo più, ma con la precisazione fatta su cosa significa sottospazio di non raggiungibilità, è il sottospazio ortogonale a questo. Deve essere costituito, quindi, dagli stati X ortogonali a P con R. Ed allora, va bene, prego. Gli X per ortogonali a R. Come? Sarebbero gli X ortogonali a R. Sì, difatti. Però R è l'immagine di P con R, cioè nel senso. Sì, va bene, ah, ma no, vabbè. Okay. No, non dà luogo a dubbi una scrittura sì, di questo tipo. Va bene. E quindi tutti gli X, va bene, tali che P con R moltiplicato un eta, va bene, qualunque sia eta, uguale a 0. E quindi un X ortogonale a P con R deve soddisfare alle seguenti equazioni. Se P con R è questo, va bene, e quindi l'immagine è, deve essere che P con R moltiplicato il vettore x, x1, x con 2, x con 4, deve essere uguale a 0. Scusate un istante. P con R trasposto per x con 1, x con 2, x con 3, x con 4 uguale a 0. Da cui ricaviamo, va bene, il vettore x, visto che questa matrice ha rango 2, l'insieme dipenderà da due valori arbitrari e quindi che il tutto mi dà luogo a un sottospazio ovviamente di ordine 2. Dunque sentite, io sono venuto a lezione e probabilmente si vede molto bene che c'è qualcosa che non va, va bene, perché già lo sentivo ieri, va bene, sono andato via un'ora prima, va bene, perché avevo già la febbre, va bene, ma l'imperativo categorico kantiano, va bene, di dire c'ho il mio dovere, quindi lo devo fare,
mi ha costretto a venire anche stamane. Va bene, allora terminiamo qui. Io vado a mettermi a letto sperando che lunedì, va bene, le cose vadano meglio. Vi chiedo scusa per le imprecisioni, ma vabbè, evviva. Va bene. Normalmente, dico, sono un po' presuntuoso, ma normalmente le mie lezioni sono migliori, va bene, di quello che ho fatto ieri e oggi.